Quasi tutte le sere un gruppo di giovani amici si incontrava all'osteria del paese per la consueta partita a carte. Solitamente giocavano a scala 40. In palio c'era il caffè. Il primo che raggiungeva il miglior punteggio sul numero di mani giocate vinceva la partita e guadagnava la sua consumazione. L'ultimo pagava per tutti. Durante il gioco c'era chi la raccontava più grossa sulla giornata appena trascorsa e tutti, un po' spacconi, si vantavano di aver fatto cose fuori dall'ordinario. A un certo punto uno dei ragazzi propose una gara di coraggio. Era appena morta una persona, molto conosciuta in paese per essere stata un individuo spigoloso, con un carattere burbero e indisponente, che era stato sepolto nel cimitero del paese senza alcuna partecipazione al funerale. Chi fosse riuscito quella notte a portare un lumino al cimitero ed inginocchiarsi sulla sua tomba per qualche secondo sarebbe stato, senza alcuna ombra di dubbio, il più coraggioso. Qualcuno iniziò a tergiversare, dicendo di non poterlo fare, portando come motivo il fatto che l'indomani doveva alzarsi molto presto per andare al lavoro e non poteva far tardi. Un altro asseriva di essere cagionevoli di salute e non poteva prendere freddo ed ammalarsi, e così via. «Cosa ci vuole? Avrete mica paura dei morti?» esclamò il più spaccone, che oltre al caffè serale era solito trangugiare anche qualche bicchierino di liquore. «Ci vado io», disse con aria sprezzante il giovane. Il cimitero destinato ad accogliere gli abitanti della frazione era fuori dal paese in aperta campagna. Le tombe del Camposanto facevano da corollario a una modesta costruzione addossata a un bel campanile romanico, dritto come un fuso. Le belle pietre squadrate che salivano appoggiate una all'altra terminavano con una serie di bifore con belle colonnine cilindriche in pietra ben sbozzate. Il tetto era ricoperto in beole piatte e di bella fattura. Sul colmo vi era il moncone di una piccola croce troncata da un fulmine anni addietro. Alla sommità interna vi era una campanella sorretta da una stanga in legno fissata tra le pareti. Dal ceppo sporgeva un pezzo di corda per metterla in movimento, che però, logorata dal tempo, si era spezzata. La difficoltà per sostituire il manufatto richiedeva che qualcuno salisse a riposizionare la lunga fune, impresa non facile, vista l'altezza. Infatti, solo un capomastro locale, di provata esperienza e capacità, agli inizi del Novecento, era riuscito a salire appoggiando i piedi sulle pareti interne del piccolo campanile e facendo scaletta era arrivato fino in cima per controllare la campanella che si diceva suonasse da sola in certe notti di luna piena. La terra del tumulo da poco ricomposto, destinato a ricevere il lumino della sfida, era nera, umida e morbida. I fuochi fatui coloravano il buio, benché avesse appena fatto il consueto temporale estivo. «Allora, questa prova di coraggio?» chiesero all'amico. «Io sono pronto. Datemi un lumino e ci vado. Voi aspettatemi alla curva della Villa Rossa». La casa era distante un centinaio di metri dal cimitero. Senza far capire a nessuno la bravata che stavano per mettere in atto, alla spicciolata, i ragazzi uscirono dall'osteria e, recuperato un lumino, si diressero verso il cimitero. La nebbiolina che si alzava dalla campagna, lo stridio della civetta e la luna, oscurata da un velo di nuvole, rendevano penetrante la paura. Qualcuno ogni tanto faceva un verso improvviso che spaventava tutti. Con l'ombrello sotto braccio, il giovane coraggioso si incamminò, spavaldo, ed entrò nel piccolo cimitero. Le fiammelle dei lumini danzavano all'unisono, e i passi sulla ghiaia del vialetto risuonavano nel silenzio. Giunto alla tomba, il ragazzo conficcò a fondo e con forza l'ombrello nel terreno appena ricomposto, si inginocchiò e depose il lumino. «Tutta questa gente ha paura dei morti. Io ho visto solo gente entrare, ma nessuno uscire», disse ad alta voce. Alzandosi, all'improvviso il giovane si sentì trattenere con forza la giacca. Non osò guardare chi fosse. Era terrorizzato.
La presa era forte e non lo mollava nonostante i tentativi per liberarsi. Si sentì un urlo di terrore provenire dal cimitero. I ragazzi videro l'amico uscire correndo come un forsennato dal camposanto ed andare verso di loro gridando: «Mi sta tenendo! Non mi vuole lasciare! È ancora qui e digrigna i denti attaccato alla mia giacca!» Una fragorosa risata lo fermò di fronte agli amici, che ridendo a crepapelle indicavano l'ombrello rimasto agganciato alla zacca. Ancora ballonzolava. Infatti il giovane, alzatosi di scatto per frettolosamente uscire dal cimitero, aveva agganciato il manico dell'ombrello alla tasca della sua giacca, che sbatacchiando e strisciando la punta per terra, aveva accompagnato, trattenendolo, la fuga del coraggioso amico. Paolo Albertoli, 7 gennaio 2018. Il coraggioso amico.